contento anche delle scelte che ho fatto inizialmente, perché io che li vedo tutti i giorni per circa 2 mesi e mezzo, 3, quindi do valore al gruppo, do valore anche a delle alternanze, anche perché non posso pensare che questi ragazzi, Maniero, Giannone, possano resistere 38 partite, quindi ho alternative importanti, valide. Mi dispiace di non aver dato spazio a Guida, che meriterebbe anche lui un piccolo spazio, però sono contento, abbiamo ripreso esempio, ha dimostrato di essere in grado di potersi giocare un ruolo da titolare. Sono contento, come a 3 partite del campionato, dello spirito che abbiamo. Abbiamo uno spirito importante, l'abbiamo visto contro il Benevento, a Crotone, in casa col Sorrento, 2 volte sotto e recuperata. Oggi 2 volte sotto, 3 e recuperata. Quindi mi piace lo spirito che si è instaurato con 3 giocatori nel gruppo. E abbiamo una bella mentalità. È chiaro che questa mentalità non è che arriva per grazia ricevuta, arriva con un percorso di allenamento, con un percorso di convincimento, con un percorso di voler cercare di diventare protagonisti di una partita di calcio, e questo lo stiamo facendo. Quindi io adesso non so cosa faremo da qui in avanti, però dal punto di vista morale, dal punto di vista della determinazione, ho una bella base. Messina ha dimostrato di essere una squadra competitiva, ha calciatori di categoria e under importanti, come noi d'altronde, anche noi facciamo minutaggio, però l'ho detto a Giacomino, avete una bella squadra, quindi secondo me le prospettive di crescita, le prospettive di miglioramento ci sono. Anche perché non dimentico che Messina è fermo da 2 giornate, quindi anche il ritmo partita non è stato facile tenerlo. Sì, stiamo lavorando sotto questi punti di vista, anche perché le partite, finché non fischia l'arbitro alla fine, sono ancora in gioco. E come dicevo prima, stiamo costruendo una bella mentalità. La nostra squadra ha una propensione al gioco sempre, a riuscire a fare qualcosa in più dell'avversario. Questo ci sta riuscendo, anche perché c'è una volontà dei calciatori importante, hanno una fame che, di essere protagonisti, che mi rende contento, sono molto contento e soddisfatto. Allora, il nostro obiettivo è quello della salvezza, consolidare dopo un anno un po' altalenante, che ha visto un po' la squadra in difficoltà, consolidare la categoria, mettere delle basi importanti per poi cercare di fare campionati più importanti di livello. Però quest'anno noi dobbiamo salvarci, e lo spirito è quello. Poi è chiaro che facendo sempre più punti, dopo ti ritrovi a fare i playoff, tanto meglio. No, c'era un'ipotesi, poi non c'era una programmazione, secondo me, adeguata per la piazza di Messina, che comunque dopo è andata sullo stesso, quindi non ero adeguato forse io.